apprezzato il mio spagnolo in qualche video precedente che vi metto, tipo adesso, ho approfittato per ripetere un po' cambiato un saluto che avevo già usato. Niente, ops, stava quasi per cadermi la sorpresa. A parte questo, ho deciso di tornare con un nuovo video tag che probabilmente avrei fatto comunque, però approfitto che mi abbia taggato Cirofoc, di cui vi lascio il link nell'info box, per farlo e fare anche un pochino di pubblicità a lui. Un inframmezzo molto breve per aggiungere che mi ha taggato anche criminale. È il trucco pensiero by Il Milla. tag in questione è stato ideato da Stefi1986 e si chiama Il libro risponde. Lo vedete dal titolo, ma io sono abituato sempre a fare le cose un po' per benino. Per cui ve lo dico anche qui, insomma, vi lascio anche magari il link al canale di Stefi. Inizialmente la scelta doveva ricadere su un altro libro, però non che il ripiego mi dispiaccia, anzi, da un certo punto di vista è tutt'altro che un ripiego. Ora provo a farvelo vedere bene. Come sapete, insomma, non ho la manualità eccellente, ma ci proviamo comunque. Questo qui. Si tratta del libro Cuore di Edmondo De Amicis, che io ho amato e amerò per sempre, anche se mi ha fatto piangere come pochi. Soprattutto per l'amicizia vera e quasi incondizionata che regnava tra i protagonisti del libro. Iniziamo con la prima domanda, perché non voglio fare un video di 40 minuti in cui mi gratto il naso perché l'allergia mi perseguita. Direttiva numero 1. Questa parola indica la tua personalità. Come si richiede, apro il libro in maniera del tutto casuale, chiudo gli occhi e vi leggo la prima parola che mi salta, mi arriva al dito. Parla. Sì, ci sta, perché effettivamente io parlo, 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 specialmente se mi trovo di fronte a una persona che mi offre ascolto. Quindi sì, direi che come prima parola va decisamente bene. Direttiva numero 2. Questa parola indica ciò che desideri. Sono curioso. Riapriamo il libro a caso, che non capiti sulla stessa pagina. Chiudo gli occhi. Sua. Non vuol dire niente. Compagni. Beh, sì, questa è un attimino più realistica. Più che compagni, direi amici, perché la scuola per me è finita, sì, ho una gran voglia di amicizia prima ancora che qualsiasi altra forma di affettività fisica e non. Direttiva numero 3. Questa parola la dedichi ai tuoi nemici, invece. Riapriamo il libro. Strozzare. Sì, effettivamente gente che ti farebbe passare che ti farebbe passare tutte le voglie pacifiste di questo mondo esiste, vi giuro che il dito è veramente caduto su strozzare. Direttiva numero 4. Questa parola indica la tua sfera sessuale. E anche qui sarebbe da stendere un velo di pietà e misericordia. Comunque proviamoci. Accennò. Sì, forse in effetti è piuttosto accennata, però riproviamoci perché non mi convince. Vinto. Vinto cosa? No, basta, rinunciamoci, non posso fare 3.500 miliardi di prove. Quindi passiamo alla prossima direttiva. Questa parola indica ciò che non ti accadrà mai. Non ho chiuso gli occhi, però va bene, non ho guardato, diamola per buona. Urlava. No.
No, io urlo, urlo anche troppo, anche se magari giustamente nei video non creo occasioni in cui urlo, però padellato, come si dice da queste parti, totalmente. Direttiva numero 6. Questa frase, sogni di tatuartela, oddio, è una frase un po' lunga, però proviamoci lo stesso. Quindi deve essere una frase, giusto? Allora. No, ma è capitato sulla stessa cosa, non è possibile. Vi giuro che l'ho riaperta a caso, veramente, credete, vi facciamo, va? Quindi la frase che sogno di tatuarmi. Allora, poi ci ha parlato del medico che doveva venire a quell'ora a curarlo. No. Decisamente. Ho una grossa stima per il lavoro dei dottori, però se non ho bisogno di vederli, soprattutto per curare me, è meglio. Spero di essere riuscita a spiegarmi e di non urtare la sensibilità di nessuno. Proviamo a fare una estrazione decente con la prossima direttiva. Questa frase è quello che faresti in cambio di ricchezza immediata. Mi viene da ridere. E intanto lavorava ed era contento dei fatti suoi, anche per la speranza che la moglie sarebbe ritornata fra non molto tempo, perché la casa pareva vuota senza di lei, e il figliuolo minore, in special modo, che amava moltissimo sua madre, si rattristava, non si poteva rassegnare alla sua lontananza. Non ho né moglie né figli, quindi direi che è un po' poco realistica, però. Sì, sinceramente se costruissi una famiglia da difendere per essa, farei qualunque cosa. Diciamo che per vie traverse può anche andare, però una famiglia proprio mia, cioè con un compagno, intendo con un compagno ed eventualmente se lui volesse con dei figli, perché io in questo momento non ho un grande desiderio di paternità, non ce l'ho. E quindi boh, è probabilmente un futuro molto molto remoto. Bene, richiudiamo e riapriamo a caso per la prossima direttiva. No, è la stessa pagina. Vi giuro che non lo faccio apposta, veramente, credetemi. Ok, prossima direttiva. Questa frase la userai per abbordare. In qualche altro tag dicevo rimorchiare, ma insomma il senso è quello. Ok, vediamo con quale frase conquisterò il mio futuro principe azzurro. Nei sogni. Il padrone, rispose il fattore, è partito ieri sera per Buenos Aires con tutta la famiglia. Oddio, il libro cuore è un libro bellissimo, ma questa non è decisamente una frase d'abbordaggio, cosa dite voi? Ragazzi, troppo divertente, grazie Ciro, veramente ti sono grato per avermi taggato, mi sto divertendo come pochi. E nulla, quindi andiamo alla prossima direttiva barra frase. Allora. Ma perché mi viene sempre lo stesso racconto? Sembra che mi debba venire tutto dagli Appennini alle Ande. Volevo variare un po', ma mi sa che non ce la facciamo allora. Ultima direttiva prima dei tag veri e propri. Questa frase rappresenta il tuo futuro. Interessante. Come sono diventati verdi gli alberi in pochi giorni? La mia solita fortuna sfacciata fa sì che non c'entri un accidente con ciò che è richiesto dal tag. Riproviamo. Non ho chiuso gli occhi, ma giuro, non l'ho guardato.
Povera mia madre, com'è dimagrita e impallidita, povero mio padre, com'è all'aria stanca. I miei buoni compagni che sono venuti a trovarmi camminavano in punta di piedi e mi baciavano in fronte. No, che tristezza, ragazzi, cioè, tralasciando quella che è la situazione, la mia situazione familiare di cui non voglio parlare, cioè, rimane comunque in linea generalizzata una frase triste. Quindi, no, cioè, della serie non riproviamoci più proprio. Scusate se uso il mouse, ma il tasto destro si preme con molta facilità. Infine, per terminare, tagga tre persone e dedica loro la frase selezionata. Ho visto che quelli che l'hanno fatto ne hanno estratta un'altra, quindi diciamo che chiedo perdono in anticipo se verrà fuori una cosa o triste o che non ci incastrerà niente, e proviamo a dedicarvi una frase. Allora, ai tre taggati dedico questa. Vediamo. Garoffi stava tutto pauroso quest'oggi ad aspettare una grande risacquata del maestro. Ma il maestro non è comparso e poiché mancava anche il supplente è venuta a far scuola la signora Cromi, la più attempata delle maestre, che ha due figlioli grandi e ha insegnato a leggere e scrivere a parecchie signore che ora vengono ad accompagnare i loro ragazzi alla scuola Baretti. Oddio, è un po' insensata come dedica, però che facciamo? La diamo per buona se non viene un video di 40 minuti? Vediamo un po' chi posso taggare. Allora, scusate il taglio brusco, ma avevo taggato una persona che ho deciso che non voglio più faccia parte dei miei iscritti. Non chiedetemi chi è perché non lo dirò mai, comunque sia al posto della persona appena citata, tra virgolette, ho deciso di taggare la Cristina. Taggo Grizzly, non so se sei un lettore di libri. Dovrebbero essere tre, vediamo che può essere il terzo o la terza, perché no, un gran numero di ragazze iscritte. Visto che la persona che avevo taggato l'aveva già fatto, tanto per cambiare con la mia solita fortuna, decido di taggare definitivamente Roberta Caponigro, sperando che non lo faccia prima dell'uscita di questo video. Ciao a tutti e scusate per il disagio.